Buongiorno Luisella, e dunque oggi invece noi parleremo di casa, un tema importantissimo perché, dice il sociologo De Rita, è un tabù. Guai a chi la tocca, si rischia la stangata. Perché? Perché si parla in questi giorni, rispetto a un boom dell'immobiliare che schizza in avanti, dell'ipotesi di riforma del catasto. Ma è possibile spendere di più in periferia, in una periferia romana, rispetto a un quartiere bene famoso come Parioli? Ce lo racconta Vincenzo Campitelli. Con questa nuova riforma potrebbero aumentare le tasse, addirittura raddoppiare, la cosa la preoccupa? Ma certo che mi preoccupa, perché è già carissimo il tutto. Avere delle proprietà a Roma è drammatico. Noi che abitiamo da queste parti, diciamo, un po' privilegiati siamo, un po' sempre ci vogliono mazzolare, quindi siamo un po' tutti sul sospetto, noi, credo. Per capire da dove nascono le preoccupazioni dei proprietari di casa dei Parioli, uno dei quartieri più prestigiosi di Roma, partiamo da questa cartina. Questa è la mappa del comune di Roma, dove troviamo la suddivisione in quelle che sono le zone censurarie e catastali. In funzione delle zone censurarie abbiamo le tariffe che portano alla determinazione della rendita catastale. Nel corso degli anni questa suddivisione ha portato a delle situazioni paradossali, sentite. Potremmo trovare all'interno della stessa zona censuaria dei quartieri popolari e dei quartieri signorili. Ad esempio? Nella terza zona censuaria noi troviamo quello che è il quartiere popolare dei Torpignattara, ma nella stessa zona censuaria troviamo anche il quartiere dei Parioli. Questo sistema cosa comporta? La stessa categoria catastale a due di classe prima, per fare un esempio, ha la stessa tariffa sia in una zona che nell'altra. Se i valori catastali sono simili con tutto ciò che ne consegue a livello fiscale, il valore commerciale di un appartamento ai Parioli non sarà tanto diverso da quello di Torpignattara. Sono completamente differenti. Zona Parioli tra i 4.000 e i 5.800 euro al metro quadrato, in zona Torpignattara troviamo 1.800-2.550. Di questa situazione che dicono a Torpignattara? Ma mi pare strano che Torpignattara sia calcolata come i Parioli, ma si rende conto che zozzeria che c'è qua a Torpignattara? Non è paritario, cioè una casa qui c'ha un valore. La casa al centro, se te la vendi, c'era un altro. Non è giusto. Oltre al riequilibrio delle rendite catastali in base ai prezzi di mercato, della riforma preoccupa anche il passaggio dai vani ai metri quadri per determinare il valore dell'immobile. Ci sono per esempio immobili storici, ville storiche che se vengono tassate a metro quadro è la fine di quel tipo di proprietà private. Cambiamo zona, visitiamo un attico a Trastevere. Da qui si vede il cupolone. Sì, si vede San Pietro. E qual è il valore commerciale di questa casa? Almeno 380.000 euro. E il valore catastale? È questa, 1.384,10, che rivalutata porta ad una cifra di 159.000 euro, che sarebbe la cifra su cui si pagano le imposte di registro in caso di acquisto. Siamo di fronte a un paradosso catastale. Una riforma serve. Una riforma ci vuole, ma fare una riforma che comprenda soltanto la rendita catastale rischia di fermare il mercato immobiliare e di fermare tutto l'indotto che c'è dietro al mercato immobiliare.